Tre questioni sopra il mondo e altri. La prima, la comunità. Noi luttiamo, resistiamo, resistono creando comunità. La comunità è una forma più forte di resistere, perché la comunità sono i legami forti tra le persone. Resistere creando comunità, come il vecchio movimento dei lavoratori, è la forma di resistere nel tempo lungo. Non si può resistere con persone, con persone isolate. La creazione di comunità è la forma che hanno scoperto i popoli per una lunga resistenza. Seconda questione, trasformare gli spazi in territori. Un spazio è un sindacato, un territorio è altra cosa, l'esempio più chiaro è Mondeggi o Val di Susa, ma questo non era un territorio 30 anni indietro, poi costruito come un territorio in resistenza, in movimento. Questo centro sociale è una cosa intermezza, è un spazio ma è anche un territorio. Perché? Perché ha un orto dove lavorano 30 persone, perché ha un asilo dei bambini dove la mamma sostiene, tutte le mamme sostengono l'asilo, perché ha un sport con 150 persone che sostiene lo spazio dello sport. È una, per me, una questione intermezza, non è solo uno spazio ma non è un territorio completo, è una questione in transizione. L'idea del territorio non è che il territorio esiste, il territorio è una costruzione e la chiave del territorio sono anche i legami sociali, non è la proprietà dello spazio, non è la proprietà come questione legale, come questione formale. La terza questione è nel territorio costruire una nuova cultura politica, una cultura politica della partecipazione, del corpo, una cultura politica dove le persone sono non il mezzo per arrivare a un fine. Questa è la classica associazione, il sindacato. Le persone sono un mezzo per un fine. Il fine del territorio, della comunità, sono le persone. Questa è la differenza più importante. È la possibilità di costruire autonomia. Poi voglio parlare un po' dell'autonomia. Ma nello territorio, nei mondi altri, esistono alcune debolezze. Io parlerei di 5 debolezze. La prima, ho parlato ieri nel Zazì, nel metro, è la relazione tra uomini e donne. Questo è un problema universale in tutti i movimenti, perché l'oppressione delle donne per noi è una questione storica, strutturale, e che dobbiamo lavorarla permanentemente, non risolverla adesso per sempre, no, questo è impossibile, è un lavoro permanente. La seconda questione è la continuità dei nostri gruppi, del mondo altro. Non è importante se siamo piccole persone o più di persone, non è questa la questione centrale. La questione centrale è la continuità, e per la continuità noi dobbiamo costruire relazioni non gerarchiche, relazioni dove le persone può potenziare la sua capacità di vita, di essere. La gerarchia è un mondo morto, la gerarchia è la riproduzione della logica del capitalismo e del patriarcato. Questo anche è un lavoro permanente. La terza questione è l'autonomia.
nell'anno 2002, quando io ho scritto alcune cose sobre il movimento autonomista argentino, l'idea dell'autonomia era una dichiarazione, un manifesto defensivo. Siamo autonomo dello Stato, della Chiesa, dei partiti. Ma adesso l'autonomia è una forma di vita che tiene, che includere l'acqua, il cibo, la scuola, la sanità e, se è possibile, il potere, la forma di risolvere i problemi dentro del mondo altro. L'autonomia dovrebbe essere completa, integrale. Adesso non è possibile costruire un'autonomia completa, ma noi possiamo camminare in questa direzione. Un'autonomia non per non dipendere, chiaramente per non dipendere di altri, ma come siamo in una guerra, siamo con la militarizzazione del territorio, con la repressione, noi dobbiamo costruire, i zapatisti parlano di Arca di Noè. Tutti conosciamo l'Arca di Noè, no? Non è per leggere la Bibbia, è perché viene una tormenta, un collasso. Arriva un collasso della sanità, dell'acqua, della sopravvivenza. Per sopravvivere in questa situazione, il collasso ambientale, noi conosciamo cosa è, costruire Arca di Noè, diverse, non più grande, perché se l'arca è più grande affondano, un'arca mezza, no? Non tre piccole, ma arche a scala umana. La quarta debolezza è la relazione con lo Stato. Questo anche è una discussione permanente nel movimento, perché lo Stato esiste. I zapatisti rifiutano completamente la relazione con lo Stato, ma si può aveva una relazione con lo Stato senza dipendenza. Qual è la linea rossa? La linea rossa è che se noi abbiamo una relazione con lo Stato non define i nostri legami, la nostra relazione, la nostra decisione. È normale avere una relazione con lo Stato, lo Stato può dare alcune cose per i mondi altri, ma senza dipendenza dello Stato. Finalmente il pensiero proprio, il nostro pensiero, il pensiero critico, il pensiero di Marx o di Bakunin è nato nella zona dell'essere, la zona dell'essere è la zona dove la violenza è eccezionale, dove i diritti e la umanità delle persone sono rispettati. Ma noi, il mondo di altri, nasce nella zona del non essere. Io sto parlando di Fanon. Le idee di Fanon sono più importanti perché l'estrattivismo è neocolonialismo. E le idee di Fanon, di Aimé Césaire, un altro martiniquese negro, sono più importanti. Nella zona del non essere è impossibile. È possibile, ma sarebbe una nuova forma di colonialismo, traslare il pensiero della zona dell'essere, perché sarebbe come una nuova dominazione. Noi abbiamo bisogno di sviluppare un nuovo pensiero.
senza rompere radicalmente con Marx e con Bakunin, no, ma dobbiamo come una pianta che nasce in un altro ambiente. L'idea delle donne poveri, delle donne dei popoli indigeni, delle donne negre è più importante, il pensiero critico adesso dal basso è più importante per noi, per la continuità del mondo altri, del movimento. Se io parlo di pensieri, di pensatori, di intellettuali, adesso nel mondo noi parliamo di più di persone, di negri, di Althusser, di più di altre. Ma quali sono i pensatori del mondo dal basso? Un caso è il subcomandante Moisés. Ma quali sono le donne? Quali sono le altre idee? Noi conosciamo alcune cose del pensiero negro di adesso, l'America Latina, conosciamo più poco. E questa è una debolezza più grande.